Professor Lazzarotto, è arrivata in anteprima la notizia, lei sarebbe stato nominato nuovo direttore dei Musei Civici di Bassano. Da anni lavora all'interno del British Museum di Londra, ha sempre tenuto un legame strettissimo con la sua Val Brenta, la sua terra d'origine. Beh, intanto, professor Lazzarotto, cosa significa per lei questa nomina? Oh, beh, oh, yes. Per me è stata una doccia fredda, perché ho partecipato quasi per caso al bando, che avevo visto, segnalato anche dai miei colleghi. È una gioia veramente immensa, perché io adoro la mia terra, mia gente. E, sono stato costretto per lavoro a lasciare la mia Val Brenta ancora 40 anni fa. London è ormai my house, come dite voi, la mia seconda casa. Su cosa puntare l'attenzione? Guardi, senz'altro non bisogna fare come hanno fatto fino ad oggi. Tra l'altro è arrivata sino a Londra una notizia che mi ha sconvolto. Veramente il sito ufficiale del museo trasformato in un sito pornografico. Com'è possibile che possano capitare certi incidenti in una struttura culturale qual è quella del Museo Civico di Bassano del Grappa? L'amministrazione, mi chiedo cosa ha fatto, non ha fatto nulla per risolvere tale situazione. Se accadesse una cosa del genere a Londra, sicuramente sarebbero cadute immediatamente dalle teste. Un mio sogno sarebbe veramente quello di portare Her Majesty, Sua Maestà la Regina, perché Sua Maestà ha nelle sue collezioni degli splendidi Jacopo dal Ponte e lei è innamorata di questo pittore. Grazie professor Lazzarotto e buon lavoro. Thank you, goodbye.